Per qualsiasi cosa voi avete bisogno, noi siamo qui a disposizione. Da nord a sud l'Italia apre le porte per accogliere chi fugge dall'Ucraina, dall'invasione russa. Un flusso costante in poco più di una settimana. Sono già 17.000 i profughi approdati solo nel nostro paese. Sono arrivati da Kiev e Kharkov. Da zone più bombardate. Qui siamo a Somma Vesuviana, nel Napoletano. Noi diciamo di andare al nostro polo vaccinale, prima di tutto per fare uno screening con i tamponi. Ma centinaia di ucraini hanno raggiunto anche la Sardegna, il Veneto, il Friuli, l'Emilia-Romagna. Ho lasciato di là la famiglia, ho salvato mio nipote. Regioni e comuni si stanno organizzando attraverso prefetture e protezione civile con il supporto del terzo settore per dare ospitalità e assistenza a chi è dovuto scappare dalla propria terra in guerra. Alla loro accoglienza potrebbero essere destinati i beni confiscati alle mafie, ville, palazzi, un tempo dimore di boss e criminali, edifici spesso abbandonati o inutilizzati che potrebbero diventare la casa per molti ucraini. Lo ha annunciato il ministro dell'interno Luciana Lamorgese, che ora attende il censimento ad hoc delle diverse strutture a disposizione da parte dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati e la criminalità organizzata. L'Europa stima l'arrivo di 5 milioni di profughi. Più di 2 milioni hanno già lasciato l'Ucraina dallo scorso 24 febbraio. In gran parte sono in Polonia. L'Italia è in prima linea nell'accoglienza.